vanno in giro con una figa extra. Hai capito, no? Te di dove sei? Di Porto Maggiore, qua vicino. Di Porto Maggiore? Sì. Non c'è bisogno di andare in giro nel casino del mondo per trovare una figa. No, assolutamente. Quelli che vanno là a prendere una Moldovacca o a Cuba è perché sono degli sfigati. Ma perché laggiù le donne ti chiamano amore. Quando, te quante volte lo chiami in un giorno tuo marito amore? Mai. Sì, sì. Sono più i vaffanculo, però. È vero o no? No, non è vero. Dai. No. Quando una dell'est ti chiama amore, è come quando mia moglie mi dice vaffanculo. Uguale. Allora, dopo il 4 di marzo metteremo le tasse sui beni poveri. Donne di importazione, sopra le vespe, basta le tasse sul Porsche, sul Cayenne e il Ferrari. Come cazzo fa a partire l'economia se tu fai le tasse sulla ricchezza? Un paese come l'Italia che è produttore di ricchezza. Facciamo barche, macchine ad alta velocità e tu gli metti le tasse, testa di cazzo. Martellati i coglioni, che meglio. Solo uno che non ha mai fatto un cazzo nella vita può pensare che tacciando i ricchi, ma è meglio tassare i poveri. Se tassiamo la povertà, ne vengono di meno da fuori. È vero o no? Te vuoi venire in Italia? Quanti soldi hai in tasca? Non hai soldi? Ascolta, vai negli Emirati che la pensano come te. Cavati dal cazzo. Noi vogliamo gente ricca, vogliamo arricchire il nostro paese, non mungere la vacca e tutti vengono e nessuno foraggia. Dico bene? La colpa è di voi donne. È sempre colpa nostra. Voi donne dovete smettere di dar la figa ai comunisti. Evitiamo che si riproducano, hai capito? Te, il tuo ragazzo è di sinistra, no. È di destra, sì. Ma lui dagli anche il culo allora, ok? Ciao bella. Ciao.